Lieto fine. Beh, intanto buonasera di nuovo a tutti e buon aperitivo. Voi che bevete, io invece non ho neanche una birra. Per favore, una birra! Se qualcuno poi vuole. No, va bene, la servitù è quella di una volta. La servitù. Sì, sì. Scusate, abbiamo bevuto già una birra prima e continuiamo con quella, se no mischiamo. Dunque, per rispondere alla tua domanda, sì, sono stati fatti dei passi in avanti, nel senso che prima c'erano, magari per quel che riguardava il cinema, e quando ho iniziato io c'era tanta letteratura, però narrativa. Però diciamo che dovevi andare con l'anternino a cercarla e a trovarla, e comunque c'erano sempre questi finali tragici, come dici tu. Poi nel tempo diciamo che l'omosessualità piano piano si è sdoganata, e da che c'erano, che ne so, delle storie dove c'era un protagonista comunque etero, poi dopo c'era l'amichetto o l'amichetta che insomma era gay, da lì poi dopo diciamo che nelle case hanno iniziato un po' a far abituare la gente a, insomma, noi che esistiamo, e poi piano piano sono diventati anche protagonisti. Io con i fumetti ho iniziato a scrivere storie per donne nel 1999, quindi all'epoca era un mercato, soprattutto per quel che riguarda il fumetto, abbastanza drammatico, protagoniste femminili nel senso proprio di donne che erano protagoniste di un fumetto, giusto nel primissimo, proprio uno dei primi che io ricordi, io come memoria personale, era per esempio Luca Enoch che aveva fatto Spray Leads. Poi è arrivata Giulia nel 1998 della Bonelli, però comunque erano sempre, poi dopo vabbè c'è stata Lex Weaver che ha avuto una testata tutta sua perché era nata come costola, diciamo, di grazie, era nata come costola di Nathan Never. E io all'epoca nel 1999, quando ho aperto la mia casa editrice a Milano, mi disse: ma manca un prodotto o comunque una... cioè queste persone, cioè, anche io lo sono, esistono, ci sono, perché non dare comunque un modo anche per leggere, e soprattutto storie che non finissero in maniera tragica, perché il cinema e così anche i libri era sempre sta cosa proprio da pugnale nel cuore, moriva sempre qualcuno, ma com'è possibile una roba così? Ma cos'è? Poi voglio dire, soltanto le storie tra gay e lesbiche, cioè c'era praticamente un mortorio che era una roba pazzesca. Io ho detto: ma una la facciamo finire bene? E allora è iniziato così, anche perché comunque la vita non è tutto uno schifo, voglio dire, cioè l'uomo potrebbe anche essere felice, ci sono delle storie che iniziano bene e finiscono anche meglio, quindi... E io sì, avevo iniziato piano piano e poi ho sempre continuato, diciamo che la questione omosessuale, comunque lesbica, nelle mie storie brevi o nei miei fumetti lunghi non è mai mancata, quindi c'è sempre un riferimento, ma non perché faccia parte di me, perché comunque fa parte, visto che io racconto comunque la quotidianità, racconto quello che succede, magari tocco anche delle corde del cuore ogni tanto, però quando si tratta di questo genere di cose è così, e quindi l'ho raccontato e mi è sempre piaciuto farlo e continuo a farlo tutt'oggi, quindi insomma, poi è anche vero che sono cambiate tante cose. Adesso, per esempio, io uno dei primi film, per esempio, che ho visto che finalmente finiva bene era quello con la Piper Perabo, cos'è, Imagine Me and You, e quello finiva bene, ho detto: ma cos'è? Cioè, miracolo! E quindi da lì ho iniziato a scrivere, ho continuato e quest'ultimo libro poi è, diciamo, un po' le mie radici, come ho iniziato. Come dicevi tu, le tue storie sono molto introspettive,
sono molto quotidiane anche. E una cosa che dicevi, perché poi ho letto varie tre interviste, poi gli editoriali e le presentazioni al libro, e alla fine si leggono, cioè sono un po' per tutti, cioè sono surrealistiche, ma il bello è quello che arrivano a tutti. E una cosa che mi ha colpito tanto è che appunto il discorso della quotidianità tu lo racconti tramite i pensieri e quasi dei frammenti di attimi che potrebbero durare pochi minuti o delle ore, e riesci a coinvolgere chi ti legge e porti dentro praticamente alla storia, anche se è una storia un po' fuori dal comune, diciamo, è un po' tra una graphic novel e appunto ante litteram. Insomma, ti volevo anche chiedere appunto anche il passaggio tra fanzine, che ti dicevo prima, e la graphic novel. No, è più emozionata lei di me, ma... dunque... Sì, cucciola. Dai! No, allora, facciamo una cosa per volta. Allora, sì, il fatto che a me piaccia raccontare le piccole grandi cose, nel senso che probabilmente sono sciroccata io, però considero e penso che gli oggetti, o comunque al di là delle persone che ovviamente si muovono e hanno i loro sentimenti, quindi mi piace raccontare anche le varie situazioni, quindi perché una persona si comporta in un certo modo, quindi raccontarne i pensieri, raccontare le dinamiche, tutto ciò che succede anche all'interno di una storia, o comunque come inizia una storia, o addirittura comunque come finisce, perché fa parte della vita, ma... Mi è sempre piaciuto raccontare questi piccoli dettagli che poi fanno parte della vita, e quindi il fatto che riesca a raccontare una storia di due scarpe che si incontrano e si parlano e poi si ritrovano in una camera da letto, però a me è sempre piaciuto, perché penso che gli oggetti che ci circondano abbiano una loro storia a parte, che incrociano poi noi. È una roba da sciroccati e ho bevuto poco, però penso a questa cosa qui, cioè mi è sempre piaciuto raccontare i momenti, quei momenti che possono rimanere eterni, che possa essere un aperitivo tra due persone, che possa essere l'incontro casuale in un angolo di strada, che possa essere semplicemente anche il comprare un libro in una libreria, e succede sempre qualcosa. Poi ho sempre avuto questa voglia di raccontare le cose più delle che normalmente non vengono mai raccontate. Una passeggiata, avete mai provato a fare una passeggiata senza ascoltando soltanto i rumori della strada o le grida? E c'è tutto un mondo, perché tu attraversi tante vite, tante cose e i passi che fai li hanno fatti tanti altri. C'è una storia ovunque, in qualunque cosa, qualunque persona, qualunque oggetto, che diventa poi una storia più generale. Quindi a me è sempre piaciuto raccontare questo genere di cose. Mi è piaciuto per esempio infatti il fatto che tu abbia tenuto gli scontrini e abbia spiegato il perché. Ah sì. Poi questa cosa è ancora più da sciroccati, perché credo di avere un problema, accumulo cose, mi piace collezionare cose, ma non cose nel senso, sì vabbè, ho un po' la fobia delle scarpe, quindi magari ne compro tante, però la collezione, perché mi riporta a... C'è chi si fa i tatuaggi, io colleziono scontrini, perché mi ricordano quei... Sì, sono cercate, è vero, però... ho questa cosa qua, gli scontrini per esempio non hanno assolutamente senso, se non che per me era un dato momento, un preciso momento, un orario di quel giorno dove io stavo facendo una cosa probabilmente importante con mia sorella o comunque la mia ragazza dell'epoca o non lo so, era in un momento buio oppure bello, quindi è più una forma di diario personale. Poi dopo vabbè che mi piace collezionare... Per esempio, una roba che faccio, che è veramente da fuori di testa, quando vado nei paesi stranieri io fumo sempre le sigarette di quei paesi stranieri e colleziono i pacchetti di sigarette, cioè vuoti, perché non mettere il fumo, però è da fuori di testa. E vabbè, dopo museo.
Sì, poi dopo Ilaria mi costringe a buttare via la roba, perché non... Cattiva, però... Però... No, non entra nel mio studio. Non entra nel mio studio perché io poi se trovo qualcosa di spostato proprio la guardo in cagnesco e... No, ma tanto non entra. Cioè non mette a posto. Per entrare entra, ma non mette a posto, non tocca niente per me. E sulla seconda domanda, sulle fanzine, perché la domanda originale di Mojo era: ma come sei passata dalle fanzine, quindi dai giornaletti autoprodotti che io andavo in giro a distribuire, a un libro fatto e finito? Allora, per diversi motivi. Allora, il primo motivo, io ho iniziato perché appunto con la casa editrice all'epoca, con lo studio Monkey, e appunto volevo raccontare delle mie storie, e ho sempre avuto la fortuna di avere carta bianca, quindi anche come stile di disegno, come crescita personale del segno, ho proprio fatto sempre quello che volevo, e quindi abbiamo iniziato con queste fanzine, 4 numeri che cercavo di completare nell'arco di un periodo, uscita semestrale tipo. Poi ho smesso perché ho iniziato comunque a lavorare, e, cioè a disegnare, a continuare col disegno, e naturalmente c'era questo chiamiamolo miraggio, comunque delle storie lunghe, perché io ho iniziato con le storie brevi in bianco e nero. Adesso invece faccio sì storie brevi in bianco e nero, però anche storie lunghe a colori, quindi proprio c'è stata una anche dopo 20 anni, sono 20 anni, e quindi ho iniziato così, e poi è successo che ho trovato Nino di Red Books, che lui addirittura a Palermo leggeva le fanzine che io distribuivo, e quindi lui è sempre stato un mio lettore fondamentalmente. Quando gli ho detto: senti Nino, ascolta, le mettiamo tutte insieme le fanzine, facciamo un bel libro, e lui era naturalmente entusiasta, proprio era, come direbbe lui, un'idea favolosa, e, con questa intonazione, favolosa, e gli è piaciuto tanto. In realtà c'è stata anche un'altra cosa, è successo che un giorno mi è arrivata una mail dall'America di una tale Jill che tiene un corso in America, in un college, un corso sull'Italia contemporanea. E praticamente mi fa: di ascolta, non è che mi mandi le tue fanzine che le vorrei inserire nel programma di studi? Poi ho detto: Fede, boh, scusate, dialetto romagnolo, ma fai davvero? E ho detto: sì, no, le voglio inserire nel programma. E quindi gli ho detto: ma sai cosa c'è? Quasi quasi sto libro lo faccio davvero, che le metto tutte insieme e aggiungo anche delle cose nuove che ho fatto, che comunque nessuno aveva mai letto. E da lì mi sono convinta che poteva essere come dire, quando uno inizia a fare i fumetti autoprodotti è durissima, perché non è che arrivano a tante persone, a meno che uno non abbia proprio la curiosità di cercare, di stare nelle librerie, prendere, guardare, e quindi non è che poteva arrivare a tutti, anche se io ho sempre avuto la fortuna, chiamiamola così, che i miei fumetti, anche per donne, sono sempre stati letti da tutti, e ho sempre avuto chiamiamolo pubblico abbastanza eterogeneo, quindi è stata una bella cosa da sempre, perché probabilmente, non lo so, toccava quelle corde del cuore, o non lo so, sono donne, insomma, faceva grambo, e quindi piacevano. E quindi non mi ricordo più cosa volevo dire, quindi insomma, uscito questo libro e sono contenta. Adesso ti faccio una domanda che per chi disegna magari è scontata, ma forse per gli altri non lo è. Le tue fanzine comunque sono appunto zeppe di tanto, oltre al disegno, c'è la musica che le accompagna, la poesia, gli scritti, gli scontrini, i ricordi vari, sono molto piene, diciamo. Come mai hai scelto il fumetto fra tutte le cose che potevano raccontare? Come linguaggio? Sì. Ma a me è sempre piaciuto disegnare fumetti. Io sono due cose che ho fatto nella mia vita, le ho fatte più o meno bene.
Una, giocare a pallone, poi mi sono spaccata e quindi ho dovuto smettere. E disegnare. E una delle due cose dovevo continuarla perché non è che. E quindi ho continuato col disegno, no. No, mi è sempre piaciuto perché a me è sempre piaciuto raccontare, poi ho sempre disegnato, a un certo punto ho unito queste due cose e quando ho capito che il fumetto poteva essere incredibilmente un lavoro difficile, perché è difficile, però riuscire in un qualche modo, e da lì poi dopo ho iniziato, però sempre, mi è sempre piaciuto raccontare principalmente. Poi c'è anche da dire una cosa, questo libro qui è sì molto pieno, perché comunque sono anche storie di ben, non dico 20 anni, ma 14 buoni, 12 buoni sicuro. E io per esempio la differenza la noto, cioè rispetto a questo e a 500 milioni di stelle che è qui, 500 milioni di stelle è molto più asciutto, invece qui avevo una scrittura veramente pomposa, cioè avevo sempre questa esigenza di spiegare sempre qualunque cosa, qualunque passaggio, qualunque pensiero. E invece poi, però questo fa parte della crescita comunque artistica e tu dovresti saperlo, quindi. E questo è. Un'altra cosa che volevo chiederti, perché ho visto che ti hanno chiesto che cosa potresti dire a una fantomatica giovane che magari dovesse trovarsi, una giovane lesbica, che dovesse trovarsi in una situazione conflittuale o di difficoltà con i genitori. A parte leggere le tue storie che appunto secondo me danno molta positività e fanno vedere appunto i vari aspetti della vita poi. Io volevo chiederti il bello di essere lesbica invece, perché mi è venuto in mente da una specie di volantino che un collettivo lesbo-femminista ha chiamato i vantaggi, lo svantaggio di essere lesbiana, e presentava tipo i genitori che ti pagano lo psicologo gratis, cose che, tuo punto di vista. Dunque, adesso dar consigli io proprio zero, cioè non ci siamo. No, ma nel senso che ognuno poi ha la sua esperienza di vita, ognuno ha la sua educazione, i genitori, e dipende. Io sono sempre stata una che ha sempre detto di, o comunque ho sempre pensato comunque che il coraggio di essere se stessi, il coraggio di dire le cose anche se erano scomode. Poi ho questo difetto di dire sempre la verità, di essere fottutamente generosa e sincera, proprio sincera che le cose le dico, quindi ogni tanto è meglio star zitti. Consiglio, non lo so, essere se stessi, cercare se stessi e cercare di vivere come uno si sente più libero e poi vabbè. Queste sono cose poi che vengono anche crescendo con le esperienze, però soprattutto quello che ti fa star bene, non avere rimpianti, non avere rimorsi, cercare proprio di essere a posto con se stessi. Dopodiché quello che si è, cioè il fatto di essere gay, lesbiche, non lo so, non è una cosa così brutta, anzi, cioè è una cosa assolutamente naturale, io credo, solo che la fanno passare per una roba che come se è un problema, non è un problema, c'è sempre stato. Cioè, voglio dire, è una di quelle cose che, perché sai, il diverso spaventa, quindi si fa fatica perché si pensa che i gay o le lesbiche siano persone diverse da quello, che invece siamo persone assolutamente normali, non è che ci divertiamo come si divertono gli altri, io bevo, fumo, cioè vuol dire che lui fuma, insomma, voglio dire, no? Eppure di essere se stessa, di cercare di essere il più felice possibile, perché è talmente breve, passa talmente in fretta il tempo che ti rendi conto a un certo punto che tutti gli anni che hai sofferto, hai perso tanto di quel tempo a soffrire che invece potevi già essere contento prima. Però è un processo di maturazione che ognuno di noi ha. Io ci ho messo non so quanto prima di scoprirlo, prima di accettarlo, prima di. Poi, tra virgolette, sono anche stata un po' fortunata perché i miei sono di quelle persone della serie
si lavano i panni sporchi in casa, di conseguenza lo sanno, ma sono talmente discreti che anche con la famiglia cercano di, cioè fanno tipo, sì vabbè, quindi, cioè, perché è capitato, no? Con dei cugini che facevano delle domande, eccetera, e mia mamma ha detto sì, vabbè, quindi, cioè, poi mia mamma è abbastanza autoritaria per certe cose, quindi proprio l'ha chiusa lì come per dire, oh, è un problema, cioè, oh, zitto, basta, stanno così le cose, zitto, quindi insomma c'è stata, sì, cioè, sì. E quindi per esempio Lila viene tranquillamente a casa, non è che a un certo punto è diventata di famiglia e basta. E c'è stato questo episodio, mia sorella si sposa, quindi adesso praticamente famiglia non si respira, non si vive. E quindi praticamente mia mamma, che è preoccupata per il vestito, sta iniziando a rompere talmente le palle questo vestito, che addirittura con Lila le ha chiesto, ma secondo te va bene questo vestito, come sto, eccetera, due palle che veramente non se ne può più, speriamo si sposi proprio in fretta, eccetera. E quindi praticamente a un certo punto ho detto, senti mamma, ma non romperle le palle a Lila, dai che vogliamo mangiare, vogliamo fare insomma le nostre cose, fa, ma è di famiglia, quindi insomma te la schianta così e te dici, e quindi insomma queste sono piccole cose, e quindi dopo dipende dalla famiglia, perché ci sono quelli che proprio non capiscono, quelli che hanno dei problemi anche conflittuali. Però è sempre questione di educazione, anche i genitori, sembra incredibile perché sono i nostri genitori, quindi no? Tu hai sempre questa idea che i genitori siano quello, cioè non persone, non gente che ha amato, ha fatto, no, sono genitori, cioè questa categoria a parte. E invece no, è gente che ha sofferto, è gente che ha lavorato, è gente che ha patito magari le nostre stesse cose. Cioè, quindi insomma, spezza una lancia in favore dei genitori quando stanno zitti, poi dopo quando parlano, no, scherzo. Però, no, vabbè, dipende, i genitori però... Ci sono insomma quelli che hanno anche loro avuto un'educazione, non c'è niente da fare, e quindi quando li trovi proprio magari un po' bigotti fai il triplo della fatica. Però se te vuoi prendere, vivere, cercare di stare bene, lo devi fare, basta. Perché è la tua vita, loro la loro l'hanno vissuta, tu la tua, è il tuo diritto viverla e viverla bene come vuoi farlo tu e come credi che per te sia onesto e giusto. La palla, se ci sono domande, finito.